Ma il basso perde un milione. Un milione. Ma che cos'è un milione? Io per guarda mi ha un milione, ma ci vanno sei mesi. Se pareggerà in Cesena una villa con piscina, la schedina con la mente lui vi fa uno X. Eccolo, Sandrino Brasil, buongiorno! Buongiorno a tutti voi, come state? Come state? Bene, bene, bene. Buongiorno. Ci faccia buongiorno vincere anche sta settimana, via, tanto ormai è buona consuetudine, prego. Classica, guarda. Allora, la nostra tris di domenica parte subito con Atalanta-Udinese, una partita da tripla, noi scegliamo il pareggio, che l'Atalanta viene da una sconfitta a Roma, il suo primo pareggio è stato al Viva di campionato con il Genoa fuori casa. Si preannuncia un match all'insegna dell'equilibrio, quindi segno X per Atalanta-Udinese. Poi andiamo a Cagliari-Siena, ogni anno il Cagliari parte lanciato, è ora di tornare a vincere in casa, segno 1, quindi Cagliari-Siena, segno 1. Poi la terza partita che abbiamo scelto è Novara-Bologna. Questo cambio d'allenatore con Pioli in panchina per il Bologna, il Novara in casa è molto forte, a noi non ce ne importa proprio niente, quindi puntiamo sulla sorpresa del Bologna. Ha bruciato la martingale. Bruciato, oh, gli ho detto speriamo a Mirko che dice il Bologna. No, bruciato, squadra ridicolo il Novara, squadra ridicola vista in casa contro il Catania. No, no, forse no. Ha inciso l'orario, non so. No, Novara è forte. Sì, in Serie B l'anno scorso 2 anni è stata senza perdere e casa. lì ritorna presto. Però il problema sai qual è? Che comunque sto Bologna deve vincere, dallo scorso campionato è arrivato a 12 partite senza ancora vincere. Ma perché ha detto il Bologna? Vabbè, vai avanti, no, dai. Okay. Allora, quindi la nostra lista è questa. Oh, sul finalmente derby, se devi pronosticare il derby, a Lazio vince, eh. Allora, fermi, no, perché allora adesso riassumo la nostra lista e poi parliamo del derby. Allora, Atalanta-Udinese segno X, Cagliari-Siena segno 1, Novara-Bologna segno 2. Allora, per il pronostico del derby, io ho chiesto aiuto ieri sera alle 11 al gattino Maglia, praticamente un gattino che ha sostituito la morte del polpo Paul. Questo gattino vuole subire in Italia con mi i pronostici. Scelo, abbiamo messo 3 piatti identici, 3 piatti tutti contenenti 5 involtini alla romana, lui prima scrutando, poi a prendere la rincorsa e si è tuffato sul piatto con il segno, con il segno 1. Netto, deciso, convinto, quindi questa si preannuncia una vittoria della Lazio. E dai, grande Sandrino! No, ma questa no, è vero, non è scaramanzia. È giusto, Sandro! Grande Sandro, bravissimo! No, ma tutto... Applausi a scena aperta, Sandro, bravo! Vabbè, volta dai, Sandro, dai! Al 342 41 51 406 valanghe di insulti, vai! Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard. Il pronostico gli ha dato Nicola, va! Sandrino, vai! Guarda, domenica sapremo appunto se mai è un vero felino o amico di Sandrino. Comunque, sta sicuro che è partita razzo sul segno 1. Quindi, da come è partito, sembrerebbe un 2-0. Eccola qui, a pomata c'è perché... Riassi mai una volta, la crisi economica l'hai creata tu. Eccoci. Allora Sandri, ricapitolando, vai con la terzina, quartina o allora, cinquina vincente. Allora, Atalanta-Udinese segno X, Cagliari-Siena segno 1, Novara-Bologna segno 2. Poi Lazio-Roma, giocatela come volete, c'è chi crede al gatto, mette il segno 1, chi non ci crede... Il gatto non lo conosce nessuno, lo stai dicendo te adesso di sto gatto. Questo è il gatto Maia, quello che ha sostituito il polpo pollo, cioè il famoso gatto sì, il gatto abbandonato un anno fa che non voleva nessuno. Ecco qua, senti il gatto. Che è stato saltato. L'agnellino sembra, un agnello. È un gatto. Comunque a tutti un abbraccio, poi comunque Radio Yes dico sta avanti, praticamente tutte le settimane mettono su YouTube la parte della trasmissione, no? Registrata, quindi chi va, chi digita su Google Sandrino Spazio Brasil può sentire la trasmissione, questo breve sì, breve ce l'abbiamo insieme e ce l'abbiamo. Il pronostico. Bene. Così invece di farla passare la teniamo proprio come prova sta cosa. Come prova, un abbraccio, ciao Sandri. Grande forca. Sandro, ciao, ecco ciao. Qui. Non bastava Tagliavento, pure Sandri. Oh! È il Ternano Tagliavento l'arbitro della gara?